Quindi ragazzi, quando procedete al riconoscimento dei prodotti notevoli, non bisogna fare attenzione perché non tutti lo sono, ok? Quindi io posso avere dei multipli, dei binomi moltiplicati per altri binomi, ma che non sono riconducibili ai prodotti notevoli. Come faccio a riconoscerli? La parte letterale e i coefficienti devono essere uguali. Altrimenti io sono davanti a una moltiplicazione tra binomi, non a dei prodotti notevoli. Quando io non ho un numero esplicitato come coefficiente, è da intendersi più Io un giorno uno sarò un se a campione. b è Tutti gli positivo. sportivi Se io mi avessi conosceranno. meno Sarò a il nuovo b Mbappé. avrei meno Anzi, 1, quindi Messi. meno Enrico, 1 che quasi ubriaco. moltiplica, che Tu un moltiplica. campione, ma stai scherzando? Siamo, è chiaro per No, no, no. tutti? Sì. Bene, allora per la prossima volta sapete già cosa fare, trovate i compiti. Va bene? Siete liberi di fare la ricerca. Ha detto che diventerà un grande campione proprio come Messi. Movimento di marcia. Infatti, anche vuole fare una figura come lui. Dove vuole andare, dai. Buongiorno. No, vabbè. Ciao, ciao. Bene, tutto bene, sì. Oggi andiamo in palestra, vediamo che Sì, hanno lavorato così, insomma, si rilassano un pochino. sono molto Buona lezione, arrivederci Arrivederci ragazzi. professoressa. Bene ragazzi, la lezione è finita, sedetevi. Giuseppe, siediti. Non perdiamo tempo. Ne rimarrà di meno per fare l'attività in palestra. Tra l'altro la lezione che andremo a fare è una lezione bellissima. Oggi ci sguariamo di brutto. Oggi faremo i fondamentali del calcio e anche una partitella. Ricordatevi che la settimana prossima abbiamo la finale del campionato di calcio d'istituto, quindi dobbiamo prepararci al meglio per battere i nostri rivali, avversari di sempre, la terza B. Oye, Enrico, io so quanto vali. Ti vedo sempre a giocare a calcio, sempre a casa, da tutte le parti. C'è sempre un pallone tra i piedi. Quindi, no? Domani vai, giochi contro la terza B, vinci, giochi, fai tripletta e ce la portiamo a casa. Ok? Ok? Togliti queste mani. Ok? Vieni. Via, 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 via.
provato in settimana. E poi degli errori grandissimi, dai, ingiustificabili. Faccio dei cambi. Alessandra, non ti dispiacere. In panca. Irene, Marco, Emanuele, Luca, in panca. Entrano Mirko, Giuseppe, Andrea, Pietro. Enrico, vieni, dai, vieni, Enrico! Ed Enrico, dai, ragazzi, ce la facciamo qua. Vai! Tendere la mano e a coinvolgere nei festeggiamenti i suoi aguzzini, che, capita la lezione, lo abbracciano e chiedono perdono. Ed è proprio questo il senso autentico del nostro lavoro. Forse Enrico, il nostro protagonista, diventerà un campione, o forse no. Non è questo che conta, certo è che si è già dimostrato un campione di vita, che ha capito il valore del rispetto. Della solidarietà. Del perdono. E con l'esempio ha cercato di trasmettere questi valori anche a coloro che invece non li conoscevano affatto.